giornalista del Corriere della Sera, ex senatore, ma soprattutto Antonio è autore, scrittore, e questo è l'ultimo suo lavoro, Le regole del cammino. Grazie della presentazione a tutti voi dell'invito, ovvio che è un piacere venire qui anche a fare il tifo per la candidatura come patrimonio dell'umanità. Civita merita da ogni punto di vista. Come mai questa passione, questo desiderio di riflettere camminando? Siccome noi camminiamo con la testa mobile sul tronco e siamo l'unica specie sulla faccia della terra che cammina così, gli altri o strisciano o hanno la testa, insomma c'è un nesso tra camminare e pensare, e credo che lo sperimentiamo tutti anche nella nostra vita quotidiana, no? Quando uno deve risolvere un problema, c'ha una difficoltà, cosa fa? Si fa quattro passi, no? Il libro è frutto di questa combinazione originale tra il camminare e il pensare. Pensare a me stesso, chi sei, che cosa vuoi, a che punto sei della tua vita. Anche se tu ti definisci ovviamente, ti definisci non credente, ma hai dei dubbi. Io prima mi sarei definito un ateo o un ateista, cioè uno che credeva nella non esistenza di Dio. Oggi io non mi definirei più un ateo, mi definirei un teista, che era una posizione molto diffusa tra gli illuministi francesi del Settecento, sia Voltaire sia Rousseau, pur essendo due anticlericali sfegatati, che criticava la Chiesa, che ha combattuto la Chiesa, che nel Settecento era una bella cappa di piombo sulla libertà delle idee e dei comportamenti dei singoli, però erano perfettamente convinti che un'intelligenza suprema ci fosse. Naturalmente questa è una posizione difficile da tenere, è difficile fare il teista. Perché se esiste un'intelligenza suprema, superiore, ma come fa un essere supremamente intelligente a non avere una volontà e a non intervenire nel creato? Quindi è una posizione in cui sono un po' di passaggio, è come se stessi sulla lama di un rasoio, posso cadere di qua e ritornare ateo o cadere di qua e diventare credente, perché non si può stare a lungo su questa lama, ecco. Rischia di cadere, di farsi male. Però sto bene, cioè mi piace riflettere su queste cose, mi dà molto conforto. Certo. Grazie a tutti, buona serata.